cosa chiedere di più a un campionato se non arrivare all'ultima giornata con la prima e la seconda che si giocano il primato della regular season? Amici della Pallamano, benvenuti alla Carl Wolf Halle di Merano. Ultima giornata di Serie A, la capolista, l'SSV Brixen, è ospite oggi dei Diavoli Neri dell'Est Meran. Una partita che è molto più di un derby quest'oggi. Infatti, come dicevamo, saranno la prima e la seconda in classifica ad affrontarsi per guadagnarsi il fattore campo negli imminenti playoff. Al Bressanone basta non perdere di 7 reti di scarto, mentre il Merano dovrà vincere con più di 6 reti di scarto. Attenzione però che il Merano, in caso di sconfitta, rischia di perdere addirittura il secondo posto in favore del Fasano. Fasano che anche lui deve meritarsi i 2 punti in quanto sarà ospite del Sassari. Dunque è una partita da sicuro interesse, una partita dai tanti volti. Il Bressanone viene da 3 partite senza vittorie, dunque avrà bisogno di ritrovare il feeling in vista dei playoff, mentre il Merano viene da una striscia positiva di diverse partite. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, la Carl Wolf Halle gremita in ordine di posti. Il Merano quest'oggi non gioca in consueta maglia nera, ma con la maglia rossa celebrativa. Maglia bianco-verde per il Bressanone. Sembra essere tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Partiti! Sarà il Bressanone a dare il via alle danze. Bressanone che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. A comandare le danze del Bressanone ci sarà, come sempre, l'ex capitano bianco-nero Andy Strick. I Valli, Pulsamini, ancora per Stricca, Pulsamini, scarico per Alceri, non c'è spazio, uno contro uno di Valli, tutto chiuso. E ancora i Valli che cerca di condurre il gioco. Pulsamini, prima conclusione che non trova lo specchio della porta. Siamo già dall'altra parte con Anton Larsen. Intanto i Valli aggressivo su Visentin. Richiamo atto solo verbalmente dal direttore di gara. E dunque gioco che può riprendere con Max Brandner. Difesa aggressiva di Bulsamini e da Piran. Larsen, Brandner, ancora Larsen, si alza Larsen e la sblocca lui, Anton Larsen. Intanto dall'altra parte i Valli va a pareggiare subito. Dunque sale subito di tono il derby. Coelho, Larsen, Coelho ancora, fermato da Piran. Già vediamo dalle prime battute un'intensità diversa rispetto alle ultime partite, un'intensità da playoff. Petricevic, Brandner, Larsen, ancora Brandner per Romei, tutto solo, non trova la porta Tommaso Romei, ma poi rientra molto bene in difesa e riconquista il pallone. E 2 minuti a Di Valli. Dunque prima scaramuccia,
L'arbitro mima il colpo sul volto. Non c'è stata cattiveria, ma tant'è che vengono dati 2 minuti. E dunque prima superiorità numerica per i Diavoli Neri. Vediamo come giocheranno questa superiorità numerica. Petricevic cambia posto con Larsen. Ancora Petricevic, si alza Larsen, non trova il vecchio di porta. Prantler per Romei, intercetta Bulgiamini, può lanciarsi in contropiede Versakov. E Bressanone in seconda fase va a siglare la sua seconda marcatura. Larsen, Prantler, portiere a destra, palla a sinistra. Merano 2, Bressanone 2. E ora il Bressanone in attacco senza portiere tra i pali. Stricker. Ancora Stricker, uno contro uno. Bulzamini. Versakov non trova lo specchio della porta, palla che rimbalza alta, può andare ancora al Merano, ancora 20 secondi di superiorità numerica. Coelho trova un'autostrada davanti a sé, ringrazia e va a depositare il pallone in rete. Esplode la Teufelskerl, gruppo di tifosi meranesi. Dicevamo quest'oggi palazzetto pieno in ogni ordine di posti e forse anche di più, nutrita anche la tifoseria del Bressanone con i ragazzi della Ola. Intanto Versakov, Stricker, Bulzamini prova a sfondare con le luori, c'è, ma c'è stato anche un fischio del direttore di gara, si riprenderà con un 9 metri. Bulzamini, Stricker, i balli, prova a penetrare, conquista un 7 metri e un 2 minuti a Vicentin, che fa segno al direttore di gara che lui si è spostato, ma l'arbitro è removibile. Dunque 2 minuti e tiro dai 7 metri, dalla panchina entra Versakov. Dunque Versakov contro Colleluori. Una finta del lituano. Palla sul palo. E dunque spreca una grossa occasione il Bressanone. Il risultato che rimane sul 3-2 in favore dei Diavoli Neri. Tanto Petricevic prova a sorprendere la difesa del Bressanone. Nulla di fatto, si riprenderà con un 9 metri. Prantner, Larsen, Petricevic, Romei, Petricevic, fermato da Versakov. Ancora Prantner. Attenzione, 2 minuti per Versakov. Reo di aver colpito al volto Petricevic. Metro arbitrale molto 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 severo in questi primi 6 minuti di gara. Attenzione, ora dovranno essere bravi i direttori di gara a non perdere il filo del match. E dunque seconda superiorità numerica per il Merano. Anzi no, si giocherà 5 contro 5. Tanto Petricevic, parisato dall'angolo. Rete che non, anzi no, Raffiner dall'angolo, rete che non viene convalidata.
Siamo già dall'altra parte con Romei che riconquista il pallone. Petricevic, Raffiner con la seconda possibilità e questa volta non trova la porta. Paul Raffiner era stato bravissimo in precedenza, ma l'arbitro aveva annullato per invasione. Questa seconda opportunità non ha trovato però la porta. E dunque il Bressanone ora proverà a impattare con Arcieri dall'angolo. Arcieri va a depositare la palla in fondo al sacco. Dunque Merano 3, Bressanone 3. Rientra intanto Vicentini in campo. E dunque Merano ancora 30 secondi di superiorità numerica. L'Anton Larsen, ancora il gigante meranese, a riportare i Diavoli Neri in vantaggio. Girandola di cambi nel Bressanone, ora della partita anche Martin Sonnerer. Di Valli, Bultamini, Colleluori c'è. Tanto Larsen, Romei sotto le gambe, si sblocca anche Tommaso Romei. Bultamini fermato da Petricevic. Chiama lo schema Anders Stricker. Bultamini. Ancora Stricker. Bultamini ancora. Si gira Bultamini. Trova il gol, ma è tutto fermo. L'arbitro aveva già fischiato, si riprenderà con un 9 metri. Valli prova ad andare da Arcieri, intercetta bene Nunez, si alza il braccio del passivo, Bressanone deve andare a contatto. La palla era entrata, si è visto chiaramente, l'arbitro di linea era coperto dal corpo di Mate Volarevic e non se n'è accorto. Sul ribaltamento di fronte, rigore per il Bressanone, sarà ancora una volta, anzi no, questa volta sarà Kolodziuk a presentarsi dalla linea dei 7 metri. Una finta di Kolodziuk e questa volta c'è il gol. Dunque Merano 5, Bressanone 4. Petricevic, Brandner, Larsen ancora, fermato però irregolarmente da Bultamini, si riprenderà con un tiro dai 7 metri. Petricevic, Brandner, ed è Max Brandner che va a siglare la sesta marcatura per il Merano. Ma siamo già dall'altra parte con Bultamini e con le Luori, che parata! Un intervento eccezionale di Colleruoli. Quest'anno ha dimostrato tutto il suo valore Andrea Colleluori. Uno dei segreti del Merano è proprio le prestazioni del suo portiere. Intanto Larsen fermato da Kolodziuk ed è la seconda esclusione per il mancino del Bressanone.
e questo è un due minuti che fa male ai biancoverdi. Dunque ancora una volta Merano con l'uomo in più. Lausen, Petricevic, Brandtner ancora, Brandtner con una magia per Romei che si fa ipnotizzare da Volarevic. Abbiamo parlato di Colleluori, ma Volarevic non è secondo a nessuno e questa parata l'ha dimostrato. Grande intervento di Matteo Volarevic e dunque sfida nella sfida anche tra i due portieri, che tra il resto si contendono anche la posizione di secondo portiere alle spalle di Mimmo Ebner in nazionale. Intanto Versakov, stricca ancora Versakov, Bulzamini, Stricker, Versakov, Stricker, Stricker, Andy Stricker, ed ecco qui il gol dell'ex. Intanto Tommaso Romei si fa perdonare dall'errore di prima, segnando direttamente da centrocampo. Non ha fatto in tempo a ritornare tra i pali Matte Volarevic. Dunque il risultato che rimane sul più 2 per i diavoli neri. Bulzamini, Stricker, Stricker scivola e intanto Davor Sutura chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Abbiamo visto lo spettacolo sulle tribune tra la Teufelskerle e la Ola. Forse due delle migliori tifoserie del panorama italiano, che si danno spettacolo non solo in campo, lo spettacolo anche sulle tribune. Dunque suona la sirena, gioco che può riprendere. Vediamo Davor Sutura cosa avrà disegnato sulla sua lavagnetta. Stricca, Bulzamini, Stricker con l'uno contro uno, fermato molto bene da Petricevic. Tra Petricevic e Larsen è molto molto difficile passare. Bulzamini lo sa e conclude da fuori. Gran bel gol di Bulzamini. Tanto Larsen, Volarevic è lì ad aspettarlo sul primo palo. Siamo già dall'altra parte con Stricker. Da Piran, Bulzamini ancora sotto le gambe di Colleluori. 1-2 micidiale del Bressanone, risultato di nuovo in parità. Merano 7, Bressanone 7. E intanto si è presentato in partita anche Matte Volarevic, terzo intervento di fila del portierone del Bressanone. Questo sono brutte notizie per il Merano. Se Volarevic inizia a sfoderare questi interventi, sarà una missione sempre più dura riuscire
dell'impresa di vincere di 7 reti. Ricordiamo comunque che per il Merano anche un successo o anche un pareggio risulterebbe fondamentale per blindare il secondo posto, anche perché sull'altro campo il Sassari in questo momento sta conducendo per 9-8 sul Fasano. Mentre gli altri risultati, Romagna, Bressano vince Bressano di 7-6, Rubiera 4, Cassano 5. Campus Italia invece sta battendo il Carpi. Dunque, tanto Coelho fermato da Arcieri. Tanto Padanelli fa il suo ingresso in campo. Il Folletto nativo di Bressano. Lausen sul muro, Lausen riconquista la palla e trova un tiro dai 7 metri per difesa in aria di Dapiran. Mentre per concludere i risultati degli altri campi, il Fondi sta conducendo 7-6 sul Bolzano. Dunque Padanelli, attenzione, non contro Volarevic ma contro Virer. Padanelli, una finta, Padanelli tocca solo Alex Virer, ma il pallone finisce in rete. Dunque Merano 8, Bressanone 7. Stricker, Bulzamini, ancora Stricker fermato da Glisic. Persakov, Bulzamini fermato da Andy Stricker. Zamini, Luca Stricker, sfondamento di Luca Stricker. Coelho, attenzione Visentin dall'angolo e ancora una volta Volarevic a dire di no, e ora sta diventando un muro insormontabile Mate Volarevic. Stricker, Persakov, Luca Stricker, Persakov ancora, prova a trovare il pivot, non lo riesce a servire. Siamo già dall'altra parte con Nunez. Nunez dribbla Luca Stricker e va a siglare la nuova marcatura per il Merano. Stricker prova ancora a trovare il pivot, trova invece un 2 minuti per Petricevic, un fallo molto energico sul suo ex compagno di squadra Luca Stricker. E dunque superiorità numerica per il Bressanone. Tanto scarico per i Valli, Valli! Tutto molto facile per il Bressanone.
E ora il Merano a giocare l'inferiorità numerica senza portiere. Stricca. Palanelli. Brandner. Si riprenderà con 9 metri. Max Brandner. Esce Andy Stricker. Fadanelli. Max Brandner. Fadanelli ancora. Sale Nunez. Nunez. Ci vuole ben altro per superare Volarevic. Tanto dall'altra parte con Dapiran. Dapiran per Sonnerer. Sonnerer dall'angolo. Con le luori capisce tutto. E va a neutralizzare il tiro. Merano che gioca anche col cronometro, fa trascorrere i secondi che mancano. Ora Merano di nuovo al completo. Fadanelli intanto, cosa si è inventato? Fadanelli! Con un gioco di gambe incredibile, Fadanelli ha mandato al bar la difesa. Protesta i giocatori del Bressanone che volevano un'infrazione di passi. Il gol viene convalidato. Intanto Arcieri, intanto Bersakov in acrobazia va a trovare il gol. Petricevic, Coelho fermato da Arcieri. Andy Stricker a rimettere in gioco il pallone. Lisic, Brandner, Lisic ancora, prova a sfondare centralmente, molto difficile passare da lì. Brandner, fermato da Piran. In campo ora anche Parisato, uno contro uno, Fadanelli. Brandner, attenzione, 2 minuti per Bulzamini. E ora anche un'ammonizione per Davor Čutura. Continuano le proteste dell'allenatore del Bressanone. E dunque gioco che riprenderà con una superiorità numerica in favore del Merano. Intanto sull'altro campo il Fasano è passato a condurre sul Sassari. E dunque a maggior ragione il Merano dovrà agguantare almeno un punto. Intanto Glisic, Coelho ancora, non riescono a trovare la via del gol, si alza il braccio del passivo. Fadanelli recupera palla, Arcieri tutto solo in contropiedi, Arcieri da solo e va a siglare Stefano Arcieri. Intanto dall'altra parte Nunez non se la sente di andare al tiro, aveva avuto spazio e Jürgen Brandner capisce il momento e chiama time out.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Abbiamo visto Jürgen Prantner provare a riorganizzare la sua squadra. Piccolo passaggio a vuoto per il Merano, complice più che altro le parate di Volarevic. Vediamo ora Coelho, Petricevic, Andy Stricker sotto le gambe, va a siglare il capitano meranese. Persakov, Persakov ancora, Stricker, Dapiran per i balli, gran passaggio di Dapiran. Petricevic intanto, Coelho, Andy Stricker, e ancora una volta Andy Stricker con una doppietta. Non ha trovato molto spazio in questo campionato, ma in questa che forse è la partita più importante della stagione per il Merano si è fatto trovare pronto con due reti importantissime. Persakov intanto prova a sorprendere Coelho, invece è attentissimo. Luca Stricker, Persakov, atterrato da Coelho. Persakov, gran bel gol di Persakov. Petricevic intanto, scarico per Parisato, Parisato dall'angolo, e va a siglare Parisato. Stricker, Dapiran, Arcieri, ancora Dapiran, Persakov, carico per Brugger, prova di potenza Brugger, ma non riesce a sfondare. Persakov, Dapiran, Dapiran fermato da Glišić. Stricker per Brugger, si prova a girare e conquista un 7 metri. Difesa in aria dei Diavoli Neri e dunque tiro dai 7 metri. Dalla linea questa volta Martin Sonnerer. Una finta di Sonnerer, tocca con le luori ma la palla finisce in rete e dunque Bressanone agguanta il pareggio 13-13. Petricevic, Padanelli, Coelho, Parisato, ancora Petricevic, Padanelli uno contro uno, Coelho, Stricker non controlla, palla che ritorna a Coelho, Volarevic ancora una volta attento,
Gran intervento anche questo di Mate Volarevic. Quello. Petricevic. E ora il Merano, senza un vero e proprio tiratore, fa fatica a trovare la via del gol. Petricevic. Padanelli. Si alza il braccio del passivo. Petricevic. Bulzamini intercetta, può lanciare Arcieri. Arcieri tutto solo contro Colleruoli. Arcieri porta per la prima volta in vantaggio il Bressanone. Petricevic, Padanelli sotto mano, Volarevic. È attento. E ora il Bressanone, come per magia, la palla del più due in mano. Dopo essere stato indietro tutto il primo tempo, ora potrebbe addirittura concluderlo con due reti di vantaggio. Persakov intanto, Luca Stricca, taglia da Piranna. Luca Stricca prova a sfondare, Lucas Stricca. E ora restano 45 secondi al Merano per rendere un po' meno amaro il passivo di questo primo tempo. Rientra Tommaso Romei a pivot. Padanelli, fermato da Iballi. Ancora 40 secondi. Padanelli ancora. Provano a giocare con Romei, non trovano lo spazio. Petricevic, prova di forza, trova ancora il solito Volarevic. E ora qualche secondo ancora per il Bressanone per andare a concludere. Bulzamini per i Valli. Rete che non viene convalidata. C'era stato un fischio dei direttori di gara. Dunque il Bressanone ha ancora un tiro dai 9 metri. Sarà Bulzamini a incaricarsi della battuta. Dunque Bulzamini contro tutta la difesa del Merano. Vediamo se riesce la magia al terzino della nazionale. Bulzamini non forza neanche il tiro. Prende la barriera e dunque termina così questa prima frazione. Merano 13, Bressanone 15. A risentirci a secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
Riparte in questo momento il secondo tempo di questo avvincente derby. Merano ha condotto quasi tutta la prima frazione, salvo poi concludere addirittura sotto di due reti. Il Bressanone è risalito grazie alle parate del suo portierone. E dunque Petricevic intanto lascia sul posto Bulzamini e inizia nel migliore dei modi questo secondo tempo per i Diavoli Neri. Intanto Luca Stricker non trova la porta, con le ruoli lancia Romei, troppo lungo il lancio, non riesce a trovare Persakov. Luca Stricca. Sonner. Persakov ancora. Scarico per i Balli. Balli! Siamo già dall'altra parte con Petricevic. Max Brandner. Lausen. Parisato tutto solo con un angolo grandissimo. Non si fa pregare. Parisato. Rete importantissima per il Merano. Persakov. Luca Stricca. Tanto i Balli schiaccia troppo forte il pallone, palla che ritorna in possesso del Merano con Max Brandner. Max Brandner fa partire un missile, non lo vede Volarevic e dunque Merano riagguanta subito la parità. Attenzione, i Balli ancora una volta solo sui 6 metri, si dispera Petricevic. Per la terza volta consecutiva i Balli tutto solo sui 6 metri, una volta graziato, questa volta no. Dunque Brixen si riporta a condurre nel punteggio. Romei, Petricevic, Lausen, Brandner, questa volta non riesce la magia a Brandner, tiro forse anche smorzato dalla difesa, non ha avuto problemi Volarevic a controllarlo. Luca Stricca. Infrazione, doppio palleggio per Luca Stricca. Petricevic prova a trovare il pivot, non riesce a servirlo. Petricevic ancora. Lausen! Portiere a destra, palla a sinistra. Stricca. Attenzione, Persakov trova il pertugio e va a siglare marcatura. Intanto Romei colpito in maniera involontaria da Bulzamini, fortunatamente sembra nulla di grave.
può riprendere il gioco con Petricevic. E Romei. Lausen. Coelho dall'angolo. Non trova la via del gol. Lamenta una trattenuta da Piran. Gioco comunque che può riprendere. Anzi no. Gioco che riprende in questo momento. Persakov. Chiama lo schema Luka Stricker. Stricker. Bulzamini. Con un gran gol. Tanto parisato. Si beve tutta la difesa, ma va a sbattere contro un muro, contro Mate Volarevic. Tanto attenzione, da niente Persakov si inventa un gran gol. Lausen. Volarevic ancora attento. Da Piran. Scarico per Sonner dall'angolo. Pallonetto morbido e palla che si insacca. Momento chiave del match. Lo capisce Jürgen Prantner e fa la cosa più giusta chiamando timeout. Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Jürgen Krantner ha provato a riorganizzare la sua squadra che ha perso il filo della matassa. Intanto ci arriva notizia anche dagli altri campi, dove in questo momento Sassari e Fasano sono sul risultato di 20-20, dunque perfetto equilibrio. E quindi ancora tutto aperto per le posizioni dei playoff. Lausen, Petricevic, deviazione del muro che mette fuori causa Volarevic che si dispera anche Bulzamini che aveva murato e di fatto aveva messo fuori gioco il suo portiere. Ora cambio di difesa per il Merano. Prova una difesa più aggressiva, una 5-1 con Coelho davanti. Qualche scaramuccia tra Versakov e Petricevic. Intanto Luki Stricker! Lausen! Volarevic! C'è! Siamo già dall'altra parte con Arcieri!
fa esplodere la ola sugli spalti. E ora Brixen sembra in pieno controllo della partita. Petricevic, Tadanelli, Tadanelli ancora, trova un pertugio Tadanelli dove solo lui li può trovare quei buchi. Intanto da Piran trova un gran passaggio per Sonnerer. E ora il Merano, difesa netta in difficoltà. Intanto Coelho tutto solo, Coelho va a accorciare. Versakov, Fasanelli risponde presente. Petricevic intanto, cavalcamento di Petricevic fermato da Sonnerer. Petricevic ancora murato da Bulzamini. Questo è un tiro un po' affrettato da parte di Petricevic che si scusa con la sua panchina. Versakov. C'è il gol di Bulzamini. Prantner dall'altra parte prova a trovare il pivot, fermato con un fallo da Piran. Fadanelli. Petricevic. Fadanelli. Petricevic ancora. Fadanelli. Da Piran riconquista un pallone. Non lo riesce a controllare. Lo scarica però a Iballi, che viene fermato da Parisato. E tiro dai 7 metri decretato dal direttore di gara. E dunque sarà Kolodziuk a presentarsi dalla battuta. Kolodziuk contro Fasanelli. Portiere a destra, palla a sinistra. Bressanone allunga al più 6. Mentre sull'altro campo Sassari conduce 25 a 24. Dovesse rimanere così, il Merano manterrebbe la seconda piazza. Prantner intanto trova un gol importante per mantenere vive le speranze dei Diavoli Neri. Striker prova per vie centrali, fermato da Romei. Ed ora time out per Davo Ciutura.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Vediamo ora Davor Čutura che cosa avrà preparato per i suoi. Ha giocato abbastanza presto il suo time out. La sua squadra era in pieno controllo della partita. Sembra che si sia ritrovato questo Bressanone, che veniva da tre partite senza vittoria, il pareggio a Bolzano e le sconfitte con Fasano e Sassari. Forse si è ritrovato nel momento più importante. Tanto i balli contro Andy Strick. Tanto due minuti a Coelho. E dunque Merano in inferiorità numerica, sotto di 5 reti e con un uomo in meno. Tanto Mimikos non riesce a controllare il pallone. Dall'altra parte Max Brandner salta la difesa, ma non gli riesce la girella. Versakov! Che gol di Versakov! Forse la sua miglior partita stagionale. Romain. Padanelli. Ancora per Prantner. Petricevic, Padanelli, Nunez, si alza il braccio del passivo, va a concludere Max Brandner, che trova il solito Mate Volarevic. Persakov intanto, sfondamento fischiato a Persakov. Dunque fortunato in questo frangente il Merano, che ritrova il possesso palla. Petricevic. Romei. Brandner. Padanelli. Si ritorna da Prantner. Grano che fa fatica a trovare lo spazio per andare alla conclusione. Padanelli ancora. Prantner si alza il braccio del passivo. Petricevic. Braccio del passivo che rimane alzato, Merano deve andare alla conclusione. Al volo per Max Brandner! E ancora una volta Volarevic a dire di no. E se c'è un man of the match di questa partita, sicuramente indossa il numero 1 e la maglia azzurra.
Fate volare il assoluto protagonista del match, I Valli. Scarico per fratello. Sotto le gambe Kolochuk. Brantner ancora per Nunez. Nunez questa volta trova il gol. Siamo già dall'altra parte con Bulzamini, che non trova la porta ma trova un due minuti a Andy Strick. Attenzione che intanto rimane a terra Bulzamini. Sembrano essere solamente crampi, speriamo non sia nulla di serio per il terzino della nazionale. Intanto Sassari e Fasano al 18° minuto sono sul 28-28. Dunque tanto equilibrio sull'altro campo, quindi posizioni ancora tutte da definire. Mentre il Bolzano sta vincendo 29-27 a Fasano, a Fondi, scusate. Dunque gioco che può riprendere. Bulzamini va a prendersi una pausa in panchina. Intanto da Piran dall'angolo, da Piran con le Luori ritorna a parare. E ora il Merano deve svoltare. Vuole mantenere vive le speranze di guadagnare ancora un punto che gli darebbe l'aritmetica certezza del secondo posto. Oramai per il primo posto molto più che una missione impossibile. Coelho intanto, Coelho va a segnare intanto I Valli direttamente da centrocampo. E dunque nulla di fatto. Gol da una, gol dall'altra. Sempre 6 rimangono le marcature di differenza. Coelho intanto per Nunez. Nunez e Volarevic continua il suo show personale. Stricker, Versakov, Stricker ancora, Versakov, I Valli, I Valli, I Valli, conquista un pallone che sembrava perso e riesce a ottenere il massimo, cioè un tiro dai 7 metri. Gran partita anche per Hendrik I Valli. E ora dalla linea si presenta il grande ex, Luca Stricker. E si fa ipnotizzare da Colle Luori. Intanto Romei accorcia le distanze. Luki Stricker, I Valli, I Valli, ancora I Valli, che va a siglare. Ritorna in campo anche Larsen,
Coelho non trova la porta. E ora, quando mancano 9 minuti alla fine del match, l'impresa diventa sempre più difficile per i Diavoli Neri. Stricca. Versakov. Versakov rimane a terra, si consultano i due direttori di gara e 2 minuti per Petricevic. E dunque diventa sempre più difficile per il Merano. Riuscire a guadagnare questo punto. Riprende il gioco con il Brixen in superiorità numerica. Stricca. I balli. Arcieri. Arcieri conquista un tiro dai 7 metri. Dalla linea sarà Kolociuk a incaricarsi della battuta. Con i ruoli spiazzato. E dunque Brixen che scappa via. Ed ora salvo miracoli. Intanto Nunez al volo. Gran bel gol di Nunez. Ma come dicevamo, al Merano serve un miracolo. Intanto Kolociuk. I balli. Arcieri. Kolociuk continua il giro palla del Bressanone, si alza il braccio del passivo. I balli conquista un 9 metri per riorganizzare la manovra. Ancora 5 passaggi a disposizione del Bressanone. Gliene basta uno a Versakov, che fa esplodere la ola sugli spalti. Dicevamo miglior partita stagionale per Versakov. Intanto Lausen, Padanelli, provano a cercare Strick, palla che scappa via. Olarevic per un attimo pensa al lancio, poi ci ripensa e decide di giocare anche col cronometro e lasciare trascorrere qualche secondo. Oramai il Brixen è sicuro di concludere la regular season al primo posto. Ci sarà da vedere chi sarà il suo avversario tra Sassari e Fasano. Risultato ancora in perfetto equilibrio tra i due. Intanto Coleruoli prova un lancio per Coelho. Coelho tutto solo. Da depositare in rete. Versakov litiga per un momento con il pallone, riesce a controllarlo. Luka Stricker. Versakov ancora.
Palla che rimane lì, la ricomprende da Piran. Si alza il braccio del passivo. Arcieri prende un 9 metri. Palla che si lotta, la recupera Andy Strick, che poi la butta via. Anzi no, palla che rimane in possesso del Merano. Fadanelli per Lausen. Fadanelli per nessuno, non riesce a trovare un compagno libero. E ora Jürgen Prantner decide di giocare senza portiere, con 7 giocatori di movimento. Prova il tutto per tutto l'allenatore meranese. Lausen, Fadanelli trova un bel gol. Fadanelli. Persakov. E intanto Davor Čutura chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Si prende ancora qualche secondo Jürgen Prantner. Da quando mancano meno di 4 minuti al termine, rimontare 5 gol sembra un'impresa alquanto difficile. Mentre sull'altro campo ancora risultato in perfetta parità. Da Piran. Kolodziuk, Stricker, Arcieri, Stricker ancora, da Piran, trova un tiro dai 7 metri. Dalla linea si presenterà Soner, avvicendamento tra i pali, rientra in campo Fasanelli. Soner dunque contro Fasanelli. Una finta di Soner che poi va dritto per dritto. Attenzione intanto sull'altro campo, il Sassari conduce 33-31. Quando mancano 5 minuti alla fine del match, intanto Lausen. Birer gli dice di no. E questo risultato consentirebbe al Merano di mantenere il secondo posto e di giocare dunque contro il Sassari con il fattore campo a favore. Mentre il Fasano scivolerebbe al quarto posto e quindi affrontando il Brixen. Ma nulla è ancora deciso. Intanto da Piran trova ancora qualche istante Iballi. Persakov. Iballi ancora. Salerceri ignorato dai compagni. Si alza il braccio del passivo da Piran.
cosa si è inventato da Piran. Attenzione, intanto 2 minuti per Adriani Valli. Credo di aver rallentato la rimessa in gioco del Merano. Dunque, ultimissima chiamata per il Merano, ma sette gol in 2 minuti sono un'impresa più che impossibile. Lausen va a segnare. Lausen, ma il cronometro scorre, 1 minuto e mezzo alla fine. E ora c'è solo da portare a termine questo minuto e 20 senza che il gioco degeneri. Abbiamo visto qualche scaramuccia in campo, mentre ora sugli spalti a far festa sono i tifosi del Bressanone. Intanto Sonerer dall'angolo con le Luori gli dice di no. Lausen, Padanelli, Lausen con un sottomano. Sonerer ancora. Sonerer. Attenzione, Nunez tutto solo e va a siglare la 30ª rete del Merano, mentre attenzione che quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco a Sassari, il Sassari conduce 34-32. Da Piran fermato da Max Brandner. Pochi secondi ora alla fine. Ultimi 10 secondi, vediamo se il Brixen lascerà scorrere il cronometro. No, ci prova Arcieri. E ora con le ruoli dice che può bastare così. Suona la sirena, finisce così questo derby. Con il Bressanone che batte il Merano 34-30, conquistando la prima posizione della regular season e dunque garantendosi il vantaggio di giocare tutti i playoff con il fattore campo a proprio favore, mentre il Merano deve attendere la conclusione della partita Sassari-Fasano per sapere quale posizione occuperà nella griglia dei playoff. E dunque su queste immagini possiamo chiudere. Vi ricordo ancora una volta il risultato: Bressanone 34, Merano 30. Da Luca Bonissegna un saluto e un ringraziamento. Vabbè, adesso. Ma non la aggiorneranno più. No, bella partita questa.